lavorare a 400 euro al mese. Questo signore è responsabile legale della cooperativa Nova Facility. Insieme ad altri imprenditori gestisce l'accoglienza di centinaia di immigrati in due ex caserme a Treviso. Ora hanno deciso di proporre alle aziende i profughi come manodopera a basso costo. Hanno inviato questa proposta a diverse aziende, nella quale si legge che i richiedenti asilo sono ragazzi gentili e volenterosi, con ottima resistenza fisica e che non avanzano nessuna pretesa economica. Abbiamo ricevuto una comunicazione da parte di un'azienda che ha ricevuto una proposta di questi richiedenti asilo e li offrono senza nessuna pretesa di remunerazione né di turnazione. Sembra proprio che sia carne da macello. E così la cooperativa, che incassa già milioni dall'accoglienza degli immigrati, ora li propone come operai, manovali o scaricatori a 400 euro al mese, scatenando la polemica di chi dice questa è concorrenza sleale e spietata per i disoccupati italiani. Saremo costretti anche noi a lavorare a 400 euro al mese, assurdo, improponibile. Andiamo allora a chiedere spiegazioni alla cooperativa che gestisce gli immigrati e che li propone alle aziende della zona a 400 euro mensili. Allora, io conosco la lettera, però della lettera dovete entrare nel merito con la prefettura, le domande. Ma non l'ha fatta la prefettura, la domanda, questa lettera, l'avete fatta voi cooperativa. Certo che gli offro la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, certo. Ma fanno carico e scarico, non imparano un nuovo lavoro. Decidiamo così di leggergli una parte della lettera che loro hanno mandato agli imprenditori di Treviso. Ma si tratta di ragazzi gentili e umili. È inutile che entriamo nel merito. Volenterosi, con un'ottima resistenza fisica. Grazie, arrivederci. Niente, il responsabile legale va via e intanto il business dell'accoglienza cresce. La prego, questo è un caso. Il rischio degli operai italiani sarà quello di doversi adeguare a quello che gli viene dato agli stranieri. Allora, conosci anche Alessandro Sallusti, direttore.